preferito delle ortofarsi alla fine, però mi sembra giusto il benvenuto per questo saggio di fine anno. Vedo le vostre belle faccette, che dei bambini che abbiamo che hai sentito. Bravi, un applauso ai bambini di Argentina. È venuta la pioggia a benedirci, speriamo che duri poco, perché nel fondo c'è un po' di sole che continua ad assaggiarsi. Il saggio di fine anno alla scuola. Mi è molto piaciuto il maestro Macaluso, che con la sua aria rassicurante e sorridente ha detto: sì, certo, ci sono dei problemi, delle cose che non vanno, ma cerchiamo di risolvere e andiamo avanti così. In effetti questo non è il festival di Sanremo, non abbiamo la comparecchiatura professionale, non c'è lo staff dei tecnici della RAI, neanche il servizio luci, però sono sicura che sarà nel suo piccolo uno spettacolo adatto alla nostra piccola cittadina di 8.000 abitanti, nella quale soprattutto si guarderà la bravura di questi bambini che sono stati così ben preparati e che sono qui che aspettano. Vi dico altre due brevi cose. Ci sono una serie di avvenimenti nei prossimi mesi che ci aspettano. Per quanto riguarda il Rione Annunziata, visto che siamo ospiti qui da Rione Annunziata, stiamo lavorando per far mettere una piccola sede del proprio Rione in un'area, in un terreno qua di proprietà della DC. Se tutto va bene avremo tra qualche mese, perché nei comuni è così, nei comuni tu speri di fare una cosa dopo due giorni, poi succede una cosa importante, che c'è importante quella cosa lì, come a casa vostra, no? Se si rompe il frigorifero, oppure se si rompe il frigorifero e contemporaneamente si rompe la parabola, è chiaro che è primo da cambiare il frigorifero. Quindi, stando al fatto che non ci siano attenze, speriamo di avere presto una casetta attrezzata nel Rione Annunziata, con un bello spazio davanti dove si potranno mettere i tendoni e fare delle belle feste, e che diventi la sede permanente della Annunziata. Altro fatto che ci attende tra breve, all'inizio di luglio, lo sapete, ci sarà il cambio del sistema di ritiro della spazzatura, sarà il ritiro porta a porta. Saremo noi a casa nostra che dovremo mettere nelle varie scatole e sacchetti che ci daranno, dovremo dividere correttamente la spazzatura, la carta divisa dalla plastica, divisa dall'umido. Faremo delle serate per questo, perché tutti dovranno imparare. Io ho molta fiducia nei bambini, perché no, io vorrei che prima di tutto noi insegnassimo ai bambini, che poi i bambini insegnano ai loro genitori. È vero? Perché voi ci tenete a fare la raccolta differenziata, e quello è il nostro futuro, per non essere sepolti dalla spazzatura come a Napoli. Va bene? Allora, queste sono le due cose che vi volevo semplicemente dire. Vi auguro una buona serata, sono sicura che sarà un bellissimo spettacolo. Buonasera, do la parola a Maestra Bernomesi. Gentilissimo pubblico, anche quest'anno siamo lieti di ritrovarci tutti insieme in quello che è diventato ormai un appuntamento tradizionale, il saggio dei laboratori musicali del progetto Musica in Comune, che ha visto l'esperienza didattica di docenti ed esperti delle varie discipline musicali, nonché l'attiva collaborazione con le associazioni musicali della nostra città. Il risultato di ciò che ci apprestiamo a presentare è frutto di un lungo e intenso percorso didattico realizzato attraverso i diversi laboratori didattici musicali, scolastici ed extrascolastici. A nome dei bambini, dei ragazzi,
maestri, dei giovani e degli insegnanti, esprimo un profondo ringraziamento per aver accolto il vostro invito e per aver voluto condividere il nostro impegno per questa iniziativa. Ora, prima di cominciare, chiediamo la vostra collaborazione assumendo un comportamento corretto e responsabile per la buona riuscita della serata. Vi chiediamo quindi di rimanere ai vostri posti, di rispettare il massimo silenzio durante le esecuzioni, di non richiamare l'attenzione dei piccoli, perché questi piccoli artisti meritano la nostra attenzione. Grazie e buona serata.